Ehi la ciurma, io sono Alzatese, ben ritrovati qui su Expeditions Viking, episodio 69. Allora, andiamo a raccogliere un po' tutte queste robine che sono rimaste. Ma Valerio è rimasto in piedi, ma non so bene per quale ragione. Cioè no, non so bene per quale ragione. Adesso che l'abbiamo deciso noi, non si calla. Non so per quale ragione non l'ho ucciso, perché in realtà non credo che servirà a qualcosa. Volete impedirci di prendere queste robe qua, eppure. Ho preso l'aquila romana. Erano dei pazzi isterici, comunque. Se posso dire la mia, non erano adoratori dei demoni, magari, però. Comunque dei pazzi isterici. Allora, non c'è niente. Andiamo a ritirare i soldi del tizio. Ci sono ancora due tizi qua. Credo che ti ho tirato giù nei fior per il turno, tipo fortissima. È vecchia, fa fatica, si trova così. Però non abbiamo modo di farla saltare. Io volevo farla saltare per allagare tutto qua. Vabbè. Io abbiamo preso tutto comunque qua. Aspetta, prima di uscire. Ah, ci sono gli altri invece che adorano Remo? Ok. Ah, andiamo a dare i soldi ai tizi prima se possibile. Se non ci assaltano subito gli altri. Mi dire però che quelli di Remo sono quei bambini fuori dall'affare. Please. Sarà qualcun altro qua nella fortezza, dai, no? Forse è detto Fabiano. Ecco. Grazie mille. Ah, invitiamoli a Orkneyar, sì. Sembra interessante, ma non abbiamo intenzione di. Ah, non riusciamo ad arrivare a Orkney senza aiuti. Posso darvi uno dei miei? Chi è che lascio con loro per andare a Orkney? Svala? E tu Svala? Svala sembrerebbe per cacciare, potremmo sostituirlo abbastanza. Vediamo, non vi preoccupare, li porterò là senza problemi. Ok. Aumentata la prosperità? Top 71! Quando è che tornerà poi Svala? Devo tornare, devo andare lassù per ripigliarmela, mi sa. È possibile. Allora, dov'è che sono questi altri? Io vita, no, però scusate, volevo prima parlare con Quinto Fabiano. Vediamo cosa c'è da dirci a Quinto Fabiano. Cappa. Ah, è sparito per sempre, vabbè, d'altronde. Sembra anche sensato.
Cavolo, sono di nuovo 10. Peppetta. Ok, però qua ci sono dei tizi mediamente inutili. Allora. Nevia, puoi spostarti qua, no? Sì. Bravissima. Molto in gamma, Nevia. Molto in gamma. Qua sei a tiro di quello? No, perché c'è una casa in mezzo. Ok, quindi mettiti là, Nefia. Ops, per ora. E là, come supporto, le mandiamo anche... Gunnar, direi, visto che... Lui può togliere scudi. Ethel può fare qualcosa in questo momento. 55, ha un 55 là e un 55 là. Hit point 84. Se invece adesso con uno preciso non li seccano. Andiamo su questo, dai. Ci proviamo. Potevo avanzare un minimo, eh? Potevo muovermi davanti di qualche due passi, eh? No? Scusa, tu puoi... Sì. Spostati un po' perché... Perché qua avrò bisogno del tuo supporto. Non voglio che mi aggirino più che altro. Ketil, niente, vai qua. È stato stupido a lanciarlo così a caso. Non dovrebbe avere problemi a occuparsi di quei due comunque, Ketil, per cui... Aslaif qua. Anche qua, va, sì. Ah, ha messo interrupting quello. Aia. Un'ottima scelta, se posso dire. Allora, farei così. Ciao. Perché, se posso dire la mia. Questo non è messo molto bene. Andata. Per sicurezza lo facciamo un rassucchetti. Don't worry, I'm here. Awesome, thanks. Quindi in realtà forse Gunnar era meglio, perché tanto Ketil non penso che avrà bisogno, cioè riceverà così tanto danno da rischiare seriamente. Cioè prenderà del danno per forza, ma Gunnar prenderà più danno. Aia, questi si sono messi tutti e due in interrupt comunque. Avevo detto che Gunnar prendeva più danno, vabbè. Ah! Ok. Grazie, Ketil. Allora.
Perché qua prendono danno? Ho bisogno di cure per me, per forza. I can fix this. Mi sa che possiamo temporeggiare ancora un minimo comunque. Si possa? No. Sì, in realtà sì. Se non beccassi lo scudo però. Ok. Niente scudo. Vado là e prendo l'interrupt, ma qua non dovrei. Con il throw rock dovrei avere più danno, ma non lo secco comunque con questo. Prendiamo di quello base. Gunnar, spostati qua e tu Nepia muoviti qua. Ketil avanza. Bene. Ok, qua l'ha curato per cui non ha più il l'interrupt. Abbiamo ancora tre tizi, uno e l'ha nascosto. Bene. Non dovremmo avere problemi, credo. Oh, andiamo così e poi. E qualcun altro no, per cui vai su questo e basta. Avrei potuto farlo anche prima, forse. Perché così, allora, tu vai qua. Anzi, qua. Così che, allora, Roscoe, fai un curino a Gunnar, che non è messo benissimo. E Gunnar, senza neanche bisogno di charge. Invece si charge su lui, andiamo con charge su lui, dai. E infatti è andata molto bene. E vediamo. Essa! Siete stati bravissimi! Siete stati bravissimi! Credo che siamo molto più OP adesso, però siamo riusciti anche a disporli in modo molto sensato. Si è rovinata un po' l'ascia. Dovremmo aver tolto tutti di mezzo. Ah, là c'era un'arma che non avevamo ancora preso. Mi pare che qui fossimo già venuti prima, no? In qualche episodio fa. Ma io qua in questo caso ucciderei gli inseguitori. Sono quattro tizi che inseguono dei bambini con delle mucche. Vada. E ora giù. No, non vale la pena. Sono un 91. Due. Aspetta, mettiamo un non lethal. Se potevo effettivamente risparmiarmi quella. Facciamo così. Poi facciamo uno shield hook su questo. Facciamo un bel danno così. E ci sta.
Sì. Così. Ottimo. Dovevamo risparmiarci quella tizia effettivamente. Andiamo da qua dagli altri e gli diciamo, voi bambini con le mucche, potete andare. The fuck? Ah, perché abbiamo ucciso gli altri. E vabbè, ho capito, ma allora... forse con un sasso lo tiriamo giù? No, l'ho mancato, vabbè. Terribile, visto che non prenderemo neanche dei punti da nessuna delle due parti per questo. Non può andare oltre qua, perché facciamo che metterlo qua. E Rosco va qua. Dovrebbero essere solo i bambini praticamente qui. Ottimo che si sono messi in posizione. Tu fammi uno shield hook per essere sicuri. Così che Katie non abbia problemi. Top. Quello mi blocca. Così. Adesso non dovrei avere problemi di attacchi d'opportunità. Non è fatto. Vai su questo. Io sono meno mezzo. Erano tre, mi ricordavo. Lei te lo lascio tutto a te. Questo mi darà fallito tutte e due le parti, immagino. King Sanctuary finished, ma non ho preso niente. No, forse non lo so. Mi hai detto che ho preso dei punti extra, per cui... Ah, non è vero, i bambini non sono saccheggiabili.
Va bene, nulla, direi che è tutto compiuto. Strade infinite, ma per prete qua giù. Non abbiamo più altro da fare, mi sa. È rimasto più questo. Boh, arriviamo da lui e concludiamo, e poi concludiamo anche l'episodio. Numero 69. Numero 69. Top. Mettiamo già il cosino piccolo, perché avremo bisogno del cosino piccolo se non c'è il prete. Allora, va bene, fatto, sì, sono morti, sono la pace eterna, indagherò sul sito, mi assicurerò che ogni traccia del Signore Oscuro sia andata, una volta che avrò abbastanza coraggio. Appena saprò che è tutto a posto, farò sapere la sua grazie, insomma, al vescovo. Eccellenza, il vescovo, sì, mi stessi. E grazie per il vostro aiuto, uomini del nord, avete servito bene di oggi. Sì, con tutta questa gente morta, non credo. Sì, Roscoe non è del tutto d'accordo con lui. Vedo che ho ricevuto un achievement. Preoccuparmi del culto, probabilmente. Sì, occupati del culto di Lagecaster. Io sono il 35% degli achievement, tra l'altro, di tutto questo. Ma è tardi, quindi io vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto. E nulla, ciao a tutti e buona giornata.